Secondo uno studio delle Mario Negri e della SST Bergamo Est, la sottovariante Omicron BA2 sta diventando predominante in Bergamasca con il 58% dei positivi in provincia. Istituto Fantoni di Clusone proseguono gli incontri in classe dedicati al tema della pace. Libri Le Grandi Silenzio di Flavio Moro, pubblicazione dedicata ai mesi più bui della pandemia. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Intervento dell'elicottero di Areu questo pomeriggio sopra Gazzaniga. I soccorritori sono stati allertati poco prima delle 17 e hanno operato in una zona impervia. Una donna di 60 anni è precipitata in un dirupo in località Gelada, una valle tra Orezzo e Ganda, un'area frequentata da escursionisti. La donna è caduta per circa 7 metri lungo un pendio. L'allarme è scattato in codice rosso. Oltre ai vigili del soccorso sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. La donna è stata portata alla San Gerardo di Monza. E un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di oggi a Esene, in Valle Camonica. Un'auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 8, soccorsa una donna di 44 anni, portata in codice verde all'ospedale di Esene. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e un'ambulanza. E la sottovariante di Omicron BA.2 sta prendendo velocemente il posto dell'originaria Omicron BA.1 e arriva in questi giorni a determinare circa il 58% dei casi positivi in Bergamasca. Questi i dati emersi dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dall'azienda sociosanitaria territoriale, l'SST Bergamo Est, nell'ambito della partnership in essere tra i due istituti. Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un cambiamento che lo vediamo, si riflette anche nel numero dei contagi. Cosa sta succedendo? La variante Omicron è la variante che si è diffusa in modo esponenziale a partire da dicembre dell'anno scorso, ma la variante principale ora è mutata. Abbiamo visto che ci sono delle altre sottovarianti di Omicron, addirittura adesso ne abbiamo trovate quattro, due riguardano la variante, quella che chiamiamo BA1, poi c'è la BA2 e la BA3. Nella nostra zona la BA3 non l'abbiamo ancora trovata, mentre la BA2 sta soppiantando la BA1. Ma tra l'altro ha una velocità anche questa esponenziale. Pensate che BA2 non era presente nei tamponi e quindi nella popolazione gennaio. A febbraio era solo il 10%, 9-10%, e adesso i primi di marzo è salita al 58%. Questo che cosa significa? Dobbiamo preoccuparci? I vaccini ci proteggono comunque? Allora, i vaccini proteggono dalla variante Omicron in generale, sicuramente per quanto riguarda la malattia severa al 90%. Per quanto riguarda l'infezione invece hanno una protezione minore che si attesta più o meno al 65%. Questo cosa vuol dire? Che se una persona contrae la forma dalla sottovariante Omicron, parliamo della 1 per il momento, ha una possibilità di avere una malattia grave se vaccinato molto ridotta, quindi al 90%, ridotta al 90%, però può infettarsi, cioè può avere una malattia. Molti si chiedono, ma insomma io sono vaccinato, ho fatto 3 dosi, come mai mi infetto? Per questo motivo, perché comunque sia Omicron ma anche la sua sottovariante BA2 sono molto infettive, per cui questo è il motivo per cui l'infezione ci può essere. Però la vaccinazione e soprattutto le 3 dosi, cioè le 2 dosi più il booster, proteggono dalla malattia severa. Quindi da questo punto di vista avremo delle forme simili influenzale, ma non delle forme gravi. Questo naturalmente nella maggior parte dei pazienti
che non ha altre patologie. E chi è già stato infettato da Omicron? Ecco, chi è stato, ci sono buone notizie, nel senso chi è stato infettato da Omicron, cioè dalla prima variante, chiamiamola dalla BA1, poi può essere, è protetto nei confronti della BA2. Quindi da questo punto di vista gli anticorpi che naturalmente noi produciamo quando ci infettiamo nella sottovariante BA1 ci proteggono anche della BA2, nonostante la BA2, che è un po' mutata, sia ancora più trasmissibile, però siamo protetti. Quindi da questo punto di vista buone notizie, però naturalmente bisogna procedere a vaccinarsi anche con la dose booster. E ora andiamo al Fantoni di Clusone, istituto che già alla fine degli anni 90 aveva avviato progetti legati alla pace. L'argomento, purtroppo, in queste ultime settimane è diventato ancora più importante. Ben prima dell'escalation in Ucraina, il Fantoni di Clusone aveva avviato dei progetti legati al tema della pace. Sì, nell'ambito dei nostri progetti di educazione civica all'interno dell'Istituto, che riguardano diversi aspetti dell'educazione civica, abbiamo ripreso già dallo scorso anno scolastico, abbiamo deciso di riprendere l'aspetto relativo all'educazione alla pace. C'è una commissione pace che opera all'interno dell'Istituto e riprende quello che è un aspetto storico e di tradizione del Fantoni di grande attenzione ai temi della pace. Risale agli anni 90, quindi ricordiamo i conflitti di quegli anni, ma già prima di quel periodo c'era tutta un'attenzione in questo senso che è sfociata nei vari concerti, varie iniziative che il Fantoni ha fatto, e il Fantoni stesso, se si vede anche l'aspetto esterno del nostro istituto e tanti segni che ci sono anche all'interno, abbiamo un'area Pacis che è stata allestita nell'inverno 2018 con raffigurazioni di persone, di personalità che hanno portato la pace, hanno avuto attenzione verso la pace. Ci sono tanti segnali e tante iniziative che portiamo avanti e che abbiamo ripreso con grande decisione quest'anno. Quest'anno poi ci troviamo in questo grave conflitto e contestualmente, tra le altre cose, abbiamo deciso di coinvolgere il nostro professore, ex professore, ma per noi è sempre uno dei nostri professori, Umberto Gamba, per degli approfondimenti sul tema pace con alcune delle nostre classi. E come opera questa commissione? Beh, come dicevo, la Commissione Pace fa parte dell'area Educazione Civica, ma se ne occupano specificamente due nostri professori, il professor Damiano Merlini e il professor Simone Ferrari, che hanno organizzato, anche in collaborazione con gli studenti, con i nostri docenti e con le realtà del territorio, delle iniziative. Siamo in contatto col Comune di Clusone, con altri comuni del territorio, Onore, Son Gavazzo, eccetera, sia nella fase emergenziale dell'avvio della guerra, con delle collaborazioni anche per portare degli aiuti, per accogliere persone, studenti provenienti dall'Ucraina, e anche a livello così in prospettiva di medio-lungo termine noi ci siamo resi disponibili come Istituto Fantoni per quello che è nelle nostre possibilità di collaborare anche con le istituzioni, se dovesse essere necessario in qualche modo, per portare aiuti alle popolazioni in guerra. Anche il nostro comitato genitori, volevo ricordare, che si è mosso subito anche lì in collaborazione con realtà del territorio per fare così un punto di raccolta di beni che servivano nella fase iniziale, e adesso si valuterà passo passo insieme come fare per aiutare, quindi accogliendo e aiutando chi è rimasto nel paese che è attualmente in guerra, quindi in Ucraina. Ma sentiamo anche l'ex insegnante Umberto Gamba. In questo periodo sta facendo diversi incontri con al centro il tema della pace, ma cosa cerca di comunicare ai ragazzi? Allora, mi rincresce molto che questa serie di incontri stia capitando in un momento di quelle che noi chiameremo di emergenza. Siamo sicuramente sopraffatti dalle informazioni e dalla situazione che sta accadendo in Ucraina o meno.
ho sempre cercato di fare in maniera che il concetto di educazione alla pace, di approfondimento del tema pace, di costruzione della pace, almeno fosse una cosa che non rincorre le urgenze, ma sia qualcosa che faccia parte, sia un sottotraccia della vita di ciascuno e così via. Va bene, però, fatta questa premessa, con i ragazzi, con i più giovani che incontro qua al Fantoni, l'idea mia è di cercare di ragionare con loro, cercando di dimenticare l'uso, che so io, del cellulare o di notizie che ci rincorrono, di fake news che ci saltano addosso, robe del genere, ma di ragionare con calma, con ponderazione e così via, e renderci conto prima di tutto della prima vittima di quasi tutte le guerre, che è la verità. Per cui, consapevoli che la verità non è l'ultima notizia che mi arriva o la più eclatante, ma che è qualcosa di molto più profondo, cominciare con loro a chiederci dove sono le cause che portano alla guerra, scoprire che queste cause hanno radici molto profonde e che derivano dalla mancanza di rispetto dei diritti umani, da un uso sconsiderato delle nostre risorse, da una distribuzione proprio forsennata, diversa delle ricchezze, da una parte troppo, dall'altra parte troppo poco, di una distribuzione assolutamente fuori di testa del potere, e infine conseguenza collegata a tutte queste cose qua, una corsa agli armamenti che ci sta portando a situazioni abnormi. Fatte queste considerazioni, documentate, spiegate un attimino, concludere con loro è dicendo: ok, l'emergenza viviamola, l'emergenza subiamola, ma specialmente voi ragazzi datevi da fare, impostate un po' tutte le vostre scelte di vita per costruire quel mondo che voi abiterete in termini positivi, con una modalità in cui la pace non sia l'ultima emergenza da risolvere, ma sia qualcosa che fa parte, che sta alla base. Dunque, imparare a rispettare tutti i diritti umani, il diritto alla scuola, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto alla salute di tutte le persone che abbiamo intorno. Imparare che l'energia, imparare che tutte le risorse che abbiamo intorno non sono qualcosa che ci è dovuto, ma è qualcosa che ci dobbiamo meritare, e specialmente imparare che ciascuno di noi sarà capace di gestire la sua vita, il proprio futuro o meno, il momento in cui impariamo ad informarci correttamente, impariamo a risolvere anche le nostre dinamiche, le nostre situazioni con il dialogo, con il confronto, con l'empatia, imparare ciascuno dunque a mettersi nei panni dell'altro e a capire l'altro, cercando insieme di risolvere i nostri piccoli problemi, che poi saranno lo stile con cui risolveremo eventualmente anche quelli grandi. Domani ricorre la giornata dedicata al ricordo delle vittime della pandemia. In questi giorni è uscito un libro, Il Grande Silenzio, scritto da Flavio Moro, con cui è stato riavvolto il nastro, tornando ai tempi più bui della pandemia. Flavio Moro di Casnigo ha scritto un libro pubblicato da poco, il titolo è Il Grande Silenzio. E questo libro è dedicato al periodo più duro della pandemia in Valseriana, lo ricordiamo tutti, quell'inizio del 2020. Anzitutto, perché l'esigenza di scrivere un libro su quel periodo? Ecco, credo che il termine esigenza sia azzeccato, nel senso che a me è sempre piaciuta, piace tantissimo la scrittura. E dopo aver vissuto, subito dopo aver vissuto un'esperienza di questo genere, io penso che umanamente ci sia bisogno di esorcizzare, di assimilare tutto quanto è successo e cercare di riporlo, come dire, nell'oblio. A me riesce questo soltanto con la scrittura. Perciò dopo aver passato questo periodo tremendo, soprattutto dopo aver perso amici qui in paese, tantissime persone qui in paese, anche ovviamente
in tutta la valle, ho proprio sentito questa necessità, esigenza di parlare anche di loro. Un altro motivo per cui ho scritto il libro è perché ho fatto una sorta di promessa a un personaggio che poi è citato nel libro. Non lo anticipo anche per lasciare un po' di suspense per la lettura, però questa persona mi seguiva particolarmente, leggeva i miei scritti, eccetera, e ogni volta che lo incontravo mi esortava proprio alla scrittura, mi salutavo, ogni volta mi puntava il dito e mi diceva: mi raccomando, continua a scrivere, scrivi. È una persona che è venuta a mancare, e avevo fatto questa promessa, per me era come una promessa, e l'ho citato fino all'ultima riga del libro. Giovedì 24 marzo, in memoria dei martiri missionari a Clusone, presso il teatro Monsignor Tomasini, è in programma un monologo teatrale con cui verrà raccontata l'amicizia tra il vescovo cattolico Pierre Clavier e il giovane musulmano Mohamed Bouchiki. Il primo scelse di restare in Algeria, il secondo di diventare il suo autista. Ne abbiamo parlato con Don Massimo Rizzi, direttore del Centro Missionario Diocesano di Bergamo. Giovedì 24 marzo, a Clusone, alle ore 20:45, l'oratorio presso il Teatro Tomasini, verrà raccontata una grande storia di amicizia. È proprio così, una storia di amicizia tra un vescovo e il suo autista, tra un giovane musulmano e un uomo che ha fatto la sua esperienza di vita e ha scelto la vocazione cristiana prima, poi come prete, come sacerdote e vescovo, scegliendo di l'Algeria come luogo principale del suo incontro e della sua missione, in una stagione della vita molto particolare per quel paese. Siamo negli anni 90, a metà degli anni 90, in cui la situazione anche legata al terrorismo e all'incomprensione tra i popoli e la presenza dei cristiani algeriesi faceva sentire in modo molto forte. Questo appuntamento è stato organizzato nell'ambito della giornata dedicata ai missionari martiri. Esattamente, abbiamo scelto di realizzare questo monologo teatrale in questa occasione, nella 30ª giornata dei missionari martiri, proprio perché potessimo entrare in questa logica, in questo ricordo, in un senso generativo e non più in un senso appunto semplicemente di morte. Il segno del martirio è un segno che dona e genera vita, e quello che è successo all'esperienza dei missionari martiri è quello che succede ancora oggi in ambienti a maggioranza musulmana, laddove c'è un incontro vero e proprio tra persone, tra vicende, storie che portano realmente a vita nuova. È dedicata all'attesa per tempi migliori, la canzone del Bepi, di cui ci occupiamo questa sera. Il brano è una delle 12 tracce del suo ultimo CD. Per parlarne siamo stati al Trono, inaugurato nei mesi scorsi sul Monte Grom, con vista Presolana e ovviamente sopra l'abitato di Fino del Monte. Ecco, questa sera ci occupiamo di un'altra canzone del Bepi, Spete Semper, ecco, dal dialetto Aspetto Sempre, e probabilmente non c'è un posto migliore da aspettare che un trono. Dipende che trono, se il galbus sota o no. Comunque anche quella è un'attesa. Tra l'altro, visto che tu hai detto spete, dai, non si dice da nessuna parte spete. Ma magari sì, essa mai. Noter che ci dividiamo tra spete, spice e specie, che comunque, ecco, sono sinonimi. Non è la questione dialettale quella importante. Quella importante è invece la speranza che salta fuori da questa canzone, una canzone con un testo molto semplice, dove fondamentalmente racconto di come ogni giorno io attenda pazientemente che le cose inizino ad andare meglio, a livello globale ma anche a livello personale. E quindi qualcuno mi potrebbe anche rispondere che il piacere non è tanto la destinazione quanto il viaggio. Sì, è una mezza ovvietà, però nella sua ovvietà non siamo distanti dalla verità. Spete sempre di devi giù, spete sempre ulciaru, ben
pensi che arriverà un momento per te, per me, spete sempre decide. Ecco Beppi, non hai mai rinnegato il legame con il territorio che ami frequentare, ma perché per parlare di una canzone come questa è voluto venire qui sul Grom a Fino del Monte? Beh, perché aspettare tempi migliori può anche non essere facile effettivamente, questa attesa può diventare insopportabile e allora dobbiamo farci aiutare da qualche elemento esterno e secondo me il più importante è proprio l'ambiente. Qualcosa di bello, qualcosa che ci faccia sentire più felici di essere al mondo. Io che amo la montagna, amo il verde, amo la natura, amo gli animali. Infatti, questo è un bel posto, che Negoderì hanno avuto una bellissima idea, la Proloco di Fino, il Comune di Fino, Renzo della Baitella, quelli che hanno voluto questo trono con che la Cornice che è denata, perché anche la Cornice Hotel la è di mia Malaghè. E è in qualche modo uno dei tanti posti che per fortuna abbiamo qui in Bergamasca, ma nella Val Seriana in generale, dove avvicinare la natura, renderci conto di quanto è bella. Può sembrare, ripeto, un'ovvietà ardaga alla Presulana, certo che la Presulana è bella, però fermarsi, guardare la Presulana, guardare i boschi che le stanno sotto, le valli, aiuta a prendere forza anche in quei casi in cui magari questa forza sembra venir meno. E poi nelle giornate come oggi, in cui la Presulana non si vede, dobbiamo sempre ricordarci che lei comunque c'è. Ma le stesse, sfatiamo questo mito della bella giornata. La bella giornata è la mia sempre perché la col sul. La bella giornata è quella che ci trasmette delle emozioni positive. E a volte la positività sta anche nelle nuvole, bella che sta. Scrivila subito, c'hai una penna, la positività sta anche nel... Scrivila subito. Passiamo al calcio, seconda sconfitta consecutiva per l'Albino Leffe che ha incontrato la Pro Vercelli. I blu celesti sono sempre decimi in classifica e a quota 37 punti. Lo ricordiamo, il prossimo appuntamento sarà domenica 20 marzo allo Stadium contro Lecco, ma sentiamo mister Marcolini. Oggi è difficile commentare questa sconfitta, onestamente credo che la mia squadra potesse fare poco di più. Primo tempo non in controllo, dominato, praticamente una squadra forte come la Pro Vercelli non si è mai resa pericolosa, ma neanche minimamente. Noi abbiamo avuto tante occasioni, gol annullato, palo, due o tre belle parate, tiro fuori di Gelli, quindi una partita più che in pieno controllo, una partita giocata con una voglia di vincere che era evidente e che è una squadra che ha messo in grandissima difficoltà, ripeto, una squadra forte come la Pro Vercelli, una squadra che sta facendo benissimo, che ne dà un sacco di risultati positivi, quindi c'è dispiacere, onestamente, certo, un giocatore come Jacopo per noi è lo stoccatore decisivo spesso, però onestamente tutte le punte che ho messo in campo oggi hanno fatto un'ottima partita. Purtroppo ci vuole anche un pizzico di fortuna, a volte forse conviene più essere fortunati che bravi. Siamo andati sotto con l'unica occasione che la Pro Vercelli ha avuto, dove d'altronde quando una squadra ha giocatori forti, esperti e decisivi, Comi è stato bravissimo e ha fatto un grande gol. Però quello che brucia è che alla prima occasione, dopo averne create almeno 7-8, siamo andati sotto immeritatamente. Poi mi ricordo il tiro di Gatto, quando ormai la partita era indirizzata in una maniera chiara, dove noi eravamo tutti propensi ad attaccare, giustamente per recuperare il risultato, cosa a cui siamo andati vicini più di una volta. E purtroppo l'emblema di questa gara è l'ultima occasione, oltre il 90esimo, con Zoma, che è stato bravissimo a conquistare una palla dentro l'area piccola e purtroppo anche questa volta il loro portiere ha fatto un intervento decisivo e noi siamo qui a mangiarci le mani, perché tra il primo tempo di domenica e tutta la partita di oggi aver raccolto zero è veramente una cosa scandalosa e ingiusta. Ed eccoci alla programmazione televisiva questa sera sul canale 84 di Antenna 2. Dopo il nostro telegiornale trasmetteremo Preghiera in famiglia, spazio a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20 il programma di motori Paddock, alle 21.55 Mondo Albino Leffe, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 la rubrica di sport invernali Ski Magazine, alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro telegiornale.
L'almanacco per domani, venerdì 18 marzo, il sole sorge alle 6.22 e tramonta alle 18.34. Il culmine è alle ore 12.28, la durata del giorno è di 12 ore e 12 minuti. La luna sorge alle 18.45 e tramonta alle 7.14 di sabato. La fase lunare alla luna è piena ed è visibile al 97%. La chiesa ricorda San Cirillo di Gerusalemme. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica classica ma non troppo e le previsioni del tempo. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata a tutti.